Salve, buongiorno, benvenuti, io sono Violetta e questa è una nuova puntata di Te lo dico io, la vostra pillola di cinema da mandarci tutta ad un fiato. Bentornati cari amici in questo nuovo appuntamento in cui vi annuncio le uscite cinematografiche del mese. Oggi ci occuperemo della prima metà di gennaio, ma prima non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. E ora pronti? Vai, prendete appunti, eh? Arriva il 17 gennaio in sala un film davvero molto atteso. Si tratta di Glass. Crossover e anche sequel dei due thriller diretti da M. Night Shyamalan, Unbreakable e Split, con protagonisti Bruce Willis e James McAvoy. 15 anni dopo lo scontro con lo spietato uomo di vetro, alias Elijah Price, interpretato da Samuel Jackson, David Dunn guarda per caso un notiziario in una tavola calda. Il feroce thriller smascherato in TV non è altri che Kevin Wendell Crumb, dominato dalla feroce bestia che ha seminato morte nel seminterrato dello zoo in cui lavorava. Glass vede l'indistruttibile guardia di sicurezza dotata di abilità sovraumane cercare di arginare la furia distruttiva dell'assassino soprannominato Horda. Per via delle molteplici personalità infestanti. Tutti i pezzi degli scacchi sono ora sulla scacchiera. Cosa accadrà a questo punto? Altrimenti, sempre il 17, arriva Mary Queen of Scots, ovvero Maria Regina di Scozia, che promette di essere un gran bel film. Diretto da Josie Rourke, esplora la turbolenta vita della carismatica Mary Stuart, interpretata da Saoirse Ronan. Regina di Francia a 16 anni e vedova a 18, Mary sfida le pressioni politiche che vorrebbero si risposasse. Fa ritorno invece nella sua natia Scozia per reclamare il suo trono legittimo, ma la Scozia e l'Inghilterra finiscono per essere governate da sua cugina Elisabetta I, interpretata invece da Margot Robbie. Rivali per il potere in amore e reggenti in un mondo dominato da uomini, le due dovranno decidere tra il matrimonio e l'indipendenza. Tradimento, ribellione e cospirazioni all'interno di ogni corte metteranno in pericolo entrambi i troni e cambieranno il corso della storia. Spostiamoci qualche giorno più avanti, fino al 21 gennaio, data in cui uscirà Voglio mangiare il tuo pancreas, film d'animazione diretto da Shinichiro Ushijima, che racconta la vincente storia del ritrovamento da parte di uno studente delle superiori del diario di una compagna di classe. In quel diario la ragazza custodisce un segreto perché soffre di una gravissima malattia pancreatica. I suoi giorni sono contati, ma la ragazza ha deciso di affrontare la tragedia con leggerezza e allegria e il suo compagno, custode del segreto, decide così di trascorrere sempre più tempo con lei. Non dimenticate che l'uscita del film rientra negli eventi speciali e quindi lo troverete al cinema solamente 21, 22 e 23 gennaio. Andiamo avanti al 24 gennaio, data in cui usciranno altri 4 film. E iniziamo con Creed 2. Film diretto da Steven Cable Jr., continuazione della saga di Rocky e sequel del grande successo di pubblico e di critica del 2015, Creed Nato per combattere, che vede il ritorno di Michael B. Jordan e Sylvester Stallone nei ruoli rispettivamente di Adonis Creed e Rocky Balboa. Rocky e Adonis si preparano ad affrontare un passato condiviso, chiedendosi per cosa valga la pena combattere, per poi scoprire che nulla è più importante della famiglia. Creed 2 è un ritorno alle origini, alla scoperta di ciò che un tempo ti ha reso un campione, senza dimenticare che ovunque andrai non puoi sfuggire al tuo passato. Altrimenti arriva La favorita, film diretto dal visionario regista greco Yorgos Lanthimos, ambientato nell'Inghilterra d'inizio 1700 mentre imperversa la guerra con la Francia. Racconta la storia della fragile e instabile regina Anna, interpretata da Olivia Colman, che siede sul trono inglese, ma il regno è di fatto governato da una persona a lei vicina, Lady Sarah, interpretata da Rachel Weisz. Quando a corte arriva Lady Abigail, interpretata invece da Emma Stone, le due sfrutteranno la situazione politica per diventare la favorita della regina. E continuiamo con un grande ritorno, signori, quello di Jennifer Lopez, sì, in Ricomincio da me. Diretto da Peter Segal, è la storia di Maya, una donna insoddisfatta del proprio lavoro per via della bassa retribuzione di una promozione non pervenuta. Per tirarla su di morale, i suoi amici inventano un finto profilo sui social media nel quale si dice che Maya è laureata all'Università di Pennsylvania. Parla fluentemente il cinese e conosce addirittura il presidente Obama con tanto di foto assieme. Quando il suo contatto inventato finisce sotto gli occhi di un'importante agenzia finanziaria che la crede una consulente esperta, la donna viene contattata per un prestigioso impiego in un ufficio di Manhattan. Maya sceglierà di inseguire la sua carriera o confessare la sua vera identità? Scopritelo a Scimena. E chiudiamo questa prima parte del mese con Se la strada potesse parlare. Basato su un romanzo di James Baldwin, la storia è quella di Tish, una giovane donna di Harlem innamorata di Fonny. Quando quest'ultimo viene erroneamente accusato di un crimine e incarcerato, Tish, incinta del suo amato, darà vita a una corsa contro il tempo per dimostrare l'innocenza di Fonny prima che il bambino nasca. Cari amici, questo era tutto per oggi, grazie per aver guardato. Fatemi sapere in un commento qui sotto qual è il film che attendete di più e qual è quello che non andreste a vedere manco pagati. Iscrivetevi ai social al canale di Scream Week e venite a trovarmi sul mio canale Violetta Rocks e su www.violetta.rocks. Ai prossimi appuntamenti, ciao!